lavori del pomeriggio e così come annunciato nel Deprian che avete, il pomeriggio ricomincia con una lettura di Valeria di Modica. Valeria è qui con noi. Valeria è una esperta di didattica espressiva, come dire, che però è andata oltre, e cioè utilizza e lavora su una didattica espressiva legata poi ai temi dell'educazione interculturale. E questo lo fanno da molti anni, insieme con CDLEI, insieme con altre associazioni, da professionista, da libera professionista, qual è. E quindi la sua presenza qui oggi è così, è un volervi un po' offrire un momento diverso, un momento in cui Valeria leggerà dei testi di autori migranti che contengono delle riflessioni sulla letteratura migrante. La scelta fatta è quella della letteratura migrante in lingua italiana, perché ci interessa che tutti voi, tutti noi ci avviciniamo a questo filone, tra l'altro estremamente interessante e affascinante, di letteratura, e l'abbiamo privilegiata, e Valeria ha compiuto questa scelta precisa, privilegiandola rispetto naturalmente a una letteratura già molto ricca e molto più famosa di altri paesi europei ed extraeuropei. Il migrante è colui che parte, scrive così Cola Ebri. Frantuma tempo e affetti, egli rompe con la sua terra, i suoi paesaggi, l'aria, gli odori, i profumi, i colori, i rumori e i suoni familiari. Porta tra collo d'anima un brandello della sua vita, condito con l'acidulo fardello della nostalgia. Colui che parte va ad affrontare un'altra vita, egli sotto altri cieli entra nei panni di un altro personaggio, accede su un altro palcoscenico per interpretare un altro se stesso in un nuovo contesto. Altro clima, altro paesaggio, altre conoscenze, altri affetti, altri suoni, odori, rumori, altri ritmi. Il migrante è l'eterno viaggiatore, nel senso che il suo approdo non è mai definitivo e il suo percorso mai esaurito. E lo scrittore della migranza trasferisce proprio l'esperienza dell'arrivo e quella della partenza nell'immaginario letterario, traducendola in parole nuove e traendo da essa contenuti e linguaggi inediti. È un pellegrino della voce, un transnote che porta il senso oltre i confini territoriali e pensieri, nei passaggi, a battere le barriere, smascherandone la matrice della imposizione. È in chiave attuale il comunicatore orizzontale, proprio il comunicatore orizzontale che discende dai cantori delle oasi, dai trovatori e dagli improvvisatori di tutte le culture. Senza dubbio, alcuni autori possono essere riprodotti direttamente ed esplicitamente alla narrazione orale, da quella di Metà, del Nord Africa o dei Tuareg del deserto con Bahar Lamri, a quella della tradizione sufi con Yusuf Latif Jalala, a quella dei griot africani con Così Cola Ebri. E proprio Tahar Lamri, nel suo pellegrinaggio della voce, costruisce la sua narrazione proprio su questo attraversamento di mondi e linguaggi, presentando in modo simmetrico il viaggio di tre improvvisatori di tre diverse culture, quindi appartenenti a realtà diverse, ma che alla fine si ricongiungono metaforicamente nella comune speranza che esista un mondo dove c'è ancora posto per le antiche storie. In fondo i cortili dove in età raccontavano le loro storie non sono diversi dalle aree delle campagne italiane, e sono entrambi luoghi dello scambio e della resa e ancora dei piatti. Anche il linguaggio riproduce queste esperienze,
mescolando forme linguistiche nuove e diverse, arabe e italiano, e utilizzando espressioni dialettali come il romagnolo, il montuano, il veneto, che hanno talvolta una funzione autonoma e in altri casi rafforzano la maniera del parlato, la lingua della scrittura. Per un autore che si chiama Così con la Eri, lo scrittore migrante è vicino alle posizioni degli scrittori postcoloniali, che utilizzano con quella che definisce oralitura, il termine che ci riporta molto bene all'idea di narrazione intesa come concetto trasversale tra oralità e scrittura. Dunque, con l'oralitura, lo scrittore migrante non farebbe altro che percorrere il sentiero del griot, ma in senso inverso, ovvero un bando all'oralità per arricchire la scrittura, come poi è tipico degli scrittori postcoloniali che utilizzano la lingua del paese ex colonizzatore, arricchendola della dimensione orale che proviene dalle lingue africane d'origine. Dunque, i dialoghi narrativi racconti di Combla e Henry riprendono proprio la narratività racchiusa nel rituale delle culture orali africane. E quindi immaginate che i lettori si imbatteranno sempre e continuamente nelle forme di saluto o di congedo oppure di riconoscimento e fiducia tipiche del codice culturale togolese. Ma queste forme però non arricchiscono il racconto di un sapore esotico, ma formano la struttura rituale della comunità africana narrata da Combla Henry. Un altro esempio che Combla Henry, Così Combla Henry, ci riporta è quello dei proverbi. E ci dà proprio una spiegazione antropologica alla funzione del proverbio, come nel passo narrativo che ha titolo Quanto attraverserò il fiume. Tobbe, riprese l'anziano Tobbe. Tobbe vorrebbe sapere il perché di questa convocazione mattutina. Anche se è vero che quello che si semina dà presto il frutto, è anche vero che non si accende il fuoco se non si ha nulla da metterci sopra. Cosa ci dicono gli anziani della famiglia di Nkuku? Seguì un lungo silenzio in cui ognuno meditava sul significato e la saggezza dell'anziano Tobbe e sulla sua conoscenza dell'arte della parola e dei proverbi. Dicono da noi che i proverbi sono l'olio di palma per far passare le parole con le idee, e che il proverbio è il cavallo della parola. Quando la parola si perde, è con il proverbio che la si ritrova. E dunque, per un'altra autrice brasiliana, Cristiana di Caldo Spirito, il destino dello scrittore migrante è quello di abbandonare il proprio luogo d'origine, un po' come fanno gli uccelli, che lasciano il luogo in cui sono nati per vivere altrove, però con due grandi differenze. Gli uccelli tornano sempre al posto da dove hanno migrato, raramente lo fanno gli esseri umani. Gli uccelli poi mantengono le proprie ali nel paese d'arrivo, ma gli scrittori migranti devono acquisire nuove ali. E ovviamente le ali degli scrittori migranti sono le parole. E la parola dei racconti di Cristiana di Caldo Spirito diventa memoria delle origini, come nel breve racconto che andremo a leggere, che prende il titolo da una linea percorribile nella città di Roma, una linea della metropolitana. Della metropolitana di Roma è la linea B. Le ho seppellite tutte e adesso ho un cimitero di parole dentro. Sono vuote di ricordi, le parole che uso al lavoro, al letto o negli incontri per la strada parlano gente senza toccare le parole di dentro. Eo, Palasport, Prossima Fermata Mariana, Eo, Palasport, Next Stop Mariana. Che fare con le parole sepolte che non riesco a dimenticare? Che di notte cantano come cicale, parole impazzite che indurano di manco.
per tutto questo tempo, per tutti questi anni, le ho potente chiuse, come i dolcetti di quegli ambo avvolti nella pannocchia del mais. Mariana, signora Ivana Marconi, Mariana, Nexton Marconi, la porta della metro si apre. Insieme alla persona entra il vento di lontano. Sulle mie parole, però, continuo a soffiare lo sciocco. Marconi, prossima fermata di San Paolo Basilica. Marconi, Nexton, San Paolo Basilica. In quale regione di me si nasconde quello che penso e non so dire? La lingua orale è una barca che porta i pensieri, spinti dalla corrente, i pensieri arrivano senza sforzo all'altro lato del fiume. San Paolo Basilica, la sua fermata della terra, San Paolo Basilica, Nexton, Garbatella. Le parole dentro mi assalgono come lampi, come accordi musicali, improvvisi, un qualcosa che scatta. Garbatella, la sua fermata piramide, Garbatella, Nexton, piramide. Lontano dalla foresta il leone non può ruggire come prima. Le parole che mi ha lasciato erano per me gli unghie e braccia con cui toccavo l'orizzonte. Piramide, pressione del Circo Massimo, piramide, Nexton, Circo Massimo. Una signora si alza, mi siedo. Il vagone della metro è una bocca chiusa. Fortunatamente entra un suonatore. Parla con le mani, lui. I suoni della sua fisarmonica danno ritmo alle vecchie parole che ballano nel mio petto come in un salone illuminato. Sorrido. Circo Massimo, così fermata con sé, Circo Massimo, next up con sé. Il suonatore passa il suo bicchiere di carta e se ne va. Le mie labbra tornano ad essere frontiere chiuse. Colosseo, prossima fermata Cavour, Colosseo, next up Cavour. Le parole non nascono in fretta, come i passaggi e i paesaggi sfrecciati dai finestrini della metro. Per penetrare nel tessuto dell'anima esigono molto tempo. Cavour, prossima fermata Termini, Cavour, Nexton, Termini. Sono arrivata. La porta automatica si apre. Esco. Senza parole. Che non sono teorico della letteratura o un critico letterario. Ciò che vi dirò ora riguarda i miei tentativi di scrivere in italiano, i tormenti che governano tale scelta e qualche mia riflessione di ordine generale sulla scrittura migrante in Italia, dettata più dai sentimenti che dall'analisi scientifica. Per me scrivere in Italia, paese dove ho scelto di vivere e convivere, vivere nella lingua italiana, convivere con essa e farla convivere a sua volta con le altre mie lingue materne, il dialetto algerino, l'arabo, in un certo senso anche il francese, significa forse creare in qualche modo l'illusione di avervi messo radici. Radici di mangrovia, in superficie, sempre sulla linea di confine, che separa l'acqua dolce della memoria da quella salata del vivere quotidiano. Perciò la scrittura non rappresenta per me un mero nomadismo in cerca di pascoli letterari, ma rappresenta un pellegrinaggio circolare, dove non è assente lo smarrimento, il saccheggio, la meraviglia, il mito, e forse il ritorno verso di sé, o in altri termini più precisi, l'eterna perdita della mia propria identità, coltivando in segreto, come i marrani nella Spagna della Riconquista, l'identità primordiale in un luogo al di là dell'errare. Forse si tratta di una ricerca dell'anima plurima, con le sue implicazioni pagane. Scrivere in una lingua straniera è un atto pagano, perché se la lingua madre protegge,
la lingua straniera dissacra e libera. È così che si esprime Tahar Lamer nel suo Pellegrinaggio della Luce, riferendosi a esperienze e a complessità della scrittura migrante. La formazione umana e culturale di Joseph Latif Jaralla, invece, influenzata da una propensione innata al racconto rituale e mistico, le cui radici affondano all'origine materna beduina e al successivo contatto con gli insegnamenti delle scuole mistiche dei Sufi. E così Jaralla ci riporta la sua breve memoria personale sull'idea di narrazione. Dice: da piccolo, assieme ai miei compagni, si andava in cerca di piume, quelle piccole, bianche, soffici. Andavamo all'aperto e ognuno di noi con una piuma sul palmo della mano, pronti a iniziare la gara. Soffiare, far volare la piuma più in alto possibile. Da grande, ogni volta che mi torna in mente quel gioco, mi domando in che modo noi piccoli abbiamo afferrato che quelle piume erano i ricordi di un volo. Mi domando dove c'è sorta la convinzione che se è una piuma, e allora il volo si deve intendere, deve avere l'istinto del volo. Il volo è una verità. La narrazione deve essere una cosa del genere, andare più in alto e più lontano. Una prima. Non c'è poesia nazionale. I poeti non hanno patria. Le fondazioni delle loro case sono l'esilio stesso. Non l'esilio della lingua, ma quello del senso. Il poeta si batte per il senso. I poeti nel mondo costruiscono una repubblica invisibile che partecipa nel quadro di questi incontri immensi alla testimonianza possibile di un altro modo di abitare il mondo. Ma abitare il mondo comincia nel suo quotidiano, nella sua maniera di dare il bacio o la morte alle cose quotidiane. Oggi il messaggio della poesia è esemplare. Il poeta deve essere un resistente. La difesa della poesia è la difesa dell'uomo intero. A conclusione di questo breve intervento, io vi lascio per qualche minuto un tempo evocativo alla narrazione di un artista di origini italo-etiopi eritree, la cui esperienza umana e culturale si lega non solo all'Etiopia, dove ha vissuto gran parte della sua vita, ma anche all'Italia, dove da anni vive la città di Bologna. E il lavoro di Gabriele Armandi parte dalla scrittura, nel momento stesso in cui le sue idee, i suoi ricordi si listano sulla pagina, ma solo successivamente la storia si materializza in uno spazio extra testuale, non più limitato alle pagine del libro, ma vissuto all'interno dei teatri, delle stanze, dei giardini e delle piazze. Ed è proprio in questi luoghi che la voce della narratrice risuona e crea quel rapporto diretto con il pubblico. A Gabriele Armandi da luce e passaggio di testimone. Grazie. Andusele akalate gonne shukai silun bafkracho itarunyan nafakanya agare nafakanya mandaru nafakun wondemochen aitafam tzitaim ye ye huo ye hey. Ricordo ora
Ricordo i temporali estivi delle grandi piogge, quando il vento spalancava le finestre di casa e in cucina sollevava il contenuto delle stanze in volti così tanti. I fumi regalavano di luce in cielo grigio e i tuoni, il fragore dei tuoni, era come l'urlo dell'intero universo lanciato lì proprio in quel punto. E ricordo la nostra vecchia Heimanot nascosta sotto al grande tavolo da stiro che urlava «Wai! Gurren!» alternando a quella strana etnia che aveva imparato dalle suore italiane di Asmara e che serviva per scongiurare il pericolo del fulmine. «Anto! Anto sia come il nome di Maria!» Ricordo quando con la macchina superavamo il cancello di casa e il temporale ci coglieva in quel momento. Laghi d'acqua si riversavano dal cielo e il vento faceva roteare le fronde del salice dell'eucalipto delle cortine e il vecchio abete si piegava, minacciando il tetto della cucina e ogni volta ci chiedevamo se sarebbe caduto. Ricordo io, te e Mauro, rintanati in macchina sotto a quella specie di garage, la nostra tettoia, e con il motore acceso per far uscire l'aria calda. E tu che raccontavi dell'Italia, Crevalcore. Chissà perché parlavi sempre di Crevalcore quando pioveva, della bruma d'autunno nel castello dei Ronchi, e quel tuo nero a cui avevi insegnato a fischiettare Fratelli d'Italia. Poi il temporale calava, lasciando sopra di noi la sua coda, una collugia sottile e lamentosa. E tu dicevi, in Italia può piovere così anche 3 giorni di fila. E io non ti credevo, davvero non credevo che al mondo potesse esistere un luogo dove quella misera pioggerellina avesse la sfrontatezza di cadere dal cielo per così lungo tempo. Ma poi, caro padre, l'ho vista in questa tua terra, mentre cercavo un tuo segno per trovare una mia possibile radice, l'ho vista. E mi ha intralciato l'anima di tristezza e nostalgia. Grazie. Vorrei dire una cosa. Sono metà italiana, metà eritrea, sono cresciuta in Etiopia. Ho una identità plurima, triplice. E nessuno può dire che non sono abbastanza italiano, ma neppure abbastanza etiope, neppure abbastanza europea. E se mai qualcuno dovesse chiedersi se le mie varie identità si sono dovute accorciare per fare parte spazio all'altra, vi dirò che non è stato così, semplicemente mi sono triplicata. Buongiorno a tutti, non sono Gian Mario Anselmi. Il professor Anselmi doveva presiedere questa parte del pomeriggio, per ragioni di lavoro ho dovuto andare via, quindi sono Antonio Genovese e prendo io la presidenza di forza. Beh, intanto davvero grazie a Valeria perché ci hai fatto, Gabriella la risentiremo anche dopo, vero? Quindi, però Valeria ci ha fatto vivere dei momenti molto belli. Ecco, il pomeriggio intanto saluto a tutti e do subito la parola in attesa che arrivino gli altri relatori, il professor Jabbar è già qui, aspettiamo Don Giovanni Nicolini che dovrebbe arrivare. Intanto do la parola a Paolo, al dottor Paolo Marcheselli che è il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale che adesso ha cambiato sigla, non è più CSA ma ufficio scolastico provinciale. Grazie carissimo professor Genovese, un caro saluto a tutti. Porto molto volentieri il saluto e l'apprezzamento della scuola bolognese per questa iniziativa promossa dal Dipartimento Scienza dell'Educazione in collaborazione con il CDLEI. La scuola bolognese, come voi sapete, da anni ha trovato nel Dipartimento una guida sicura, un supporto alto
avvantaggiandosi della grande capacità di ricerca educativa sempre espressa dalla nostra università. In modo particolare, a fronte di un fenomeno crescente di immigrazione che comporta l'ingresso di tanti bambini e adolescenti nelle nostre classi, con innegabili problematiche metodologiche ed organizzative, ma sono poi quelle più semplici da risolvere anche, ancora oggi il rapporto con l'università diviene sempre più strategico. Analogamente al CDLEI, ed in particolare alla dottoressa Traversi, va la riconoscenza della scuola per il costante supporto offerto per favorire l'alfabetizzazione e l'integrazione dei bambini stranieri. Dobbiamo dire che davvero il CDLEI in grandissima parte è la dottoressa Traversi. Proprio la collaborazione col CDLEI ha consentito la produzione di un CD-ROM distribuito gratuitamente a tutte le scuole, che rappresenta ancora oggi un supporto e punto di riferimento per i nostri docenti, ma anche per le segreterie delle scuole, perché consente di rappresentare in più lingue, ecco, anche gli adempimenti burocratico-amministrativi. Mi auguro, la scuola bolognese si augura, che il CDLEI possa ulteriormente essere potenziato per fare fronte alle accresciute problematiche di integrazione scolastica. Ciò detto, salutiamo Don Giovanni, che è arrivato. Ciò detto, mi preme sottolineare la straordinaria capacità della nostra scuola di assicurare le migliori condizioni di accoglienza e integrazione verso tanti bambini di cultura e religione diversa che si affacciano sul nostro territorio e nella nostra scuola in qualsiasi momento dell'anno scolastico a classi già formate e funzionanti. Stavo un po' qui quando all'inizio ricordavo le difficoltà tecnico-organizzative. Queste difficoltà, che pure si presentano, non possono essere scambiate, ma non sono scambiate, per indisponibilità verso la più alta e completa accettazione. Le differenze culturali e di stili di vita nella scuola non rappresentano occasione di contrasto e tantomeno di violenza, in particolare questo nel primo ciclo. Qualche episodio da non sottovalutare, ma assolutamente all'interno della norma, è possibile riscontrare nella scuola secondaria di secondo grado, laddove in alcune realtà l'alta o altissima percentuale di immigrati di etnie diverse favorisce dinamiche relazionali più legati ai modelli imposti dalle famiglie e dagli adulti. Mi riferisco in modo particolare alle maggiori difficoltà connesse alla condizione femminile che si verificano in presenza di discrasie tra impostazioni familiari e diversi stili di vita con i quali le ragazze quotidianamente si confrontano. Proprio da qui, a mio avviso, parte la questione posta da questo seminario, da questo convegno. Intercultura e non violenza, possibili strade di pace. Qualche anno fa, nella sala consiliare del Comune di Bologna, un premio Nobel italiano molto noto ha esordito pubblicamente sostenendo che il dibattito
sull'integrazione avviato nel nostro Paese avrebbe dato frutti più concreti se si fosse spostato sulla costruzione delle migliori condizioni di civile convivenza. Ero presente a quell'incontro e ne rimasi sorpreso, anche se a posteriori non posso negare che talune rigidità che in qualche modo riscontriamo effettivamente rischiano di rendere più problematico l'obiettivo della piena integrazione. In ogni caso, ritengo fondamentale almeno un punto fermo: massima disponibilità all'accoglienza, ma anche, allo stesso tempo, ferma determinazione nella richiesta di accettazione dei principi e delle leggi che regolano la nostra società e il nostro vivere civile. Proprio la scuola deve operare con le modalità più opportune nella riproposizione dei valori storici, culturali che hanno costruito la nostra identità nazionale. Non poche volte il presidente Ciampi ci ha richiamato ad operare secondo questo obiettivo. È innegabile il processo avviatosi nel nostro Paese verso una società multiculturale, nella quale ciascuna cultura non può rinnegare la propria identità, ma può e deve percorrere la strada della pacifica e collaborativa convivenza civile. Non credo che poche frange estremistiche, che pur ci sono nel nostro Paese, possano imporre nella nostra realtà la cancellazione dell'identità culturale, storica e religiosa dei nostri ospiti immigrati. La scuola si sente impegnata, fortemente impegnata, nel cammino opposto di coloro che vorrebbero, facilitando un'integrazione certamente possibile nelle classi, con qualche difficoltà in più nella società degli adulti, ma il processo di integrazione nelle classi è assolutamente un fatto quotidiano, rispettando l'identità di ciascuno e proiettando nel futuro la propria azione. Il nostro Paese, tuttavia, è di fronte alla necessità di rispondere a quello che ritengo il dilemma principale. È possibile che per i nostri immigrati confermare interamente gli stili di vita propri del paese di origine, ovvero il paese ospitante ha il dovere di chiedere loro il rispetto delle proprie leggi, delle proprie consuetudini, pur consapevole che ciò in qualche modo contrasterà con la loro piena libertà. Pur nella difficoltà di avere certezze solide su questo che io considero un vero dilemma, ritengo che il cammino di più culture sulla strada della non violenza e della pace necessiti di regole certe che non per questo possono essere scambiate per atteggiamenti di chiusura. Mi rendo conto di parlare un po' ai margini del mio ruolo attuale, ma tornando quindi alla mia funzione istituzionale, ribadisco anche in questa occasione una continuità di impegno della nostra scuola a favore di un'accoglienza senza barriere, raccomandando allo stesso tempo la naturale continuità della nostra tradizione educativa, che non ha mai privato gli alunni dei fondamentali elementi di conoscenza di ciò che è pure la loro storia. Grazie e buon lavoro.
di parlare dopo Don Giovanni. Devo dire che questa cosa mi mette in crisi, per un motivo semplice. Le parole di Don Giovanni sono parole che fanno pensare, e quasi sempre, io ho in mente una scaletta, un percorso, nasco bussola. Quindi oggi, per fortuna, io presiedo e sono io che parlo prima di lui, questa volta. Spero di consolare io la sua scaletta. E, beh, abbiamo avuto che organizzare un po' il percorso, quindi io cercherò, se è possibile, valuterete voi, di esplicitare un po' il filo che lega le nostre tre diverse sessioni, che probabilmente le organizzeremo in due. Mi sembra che il tema sia il conflitto, e proprio su questo ho provato a fare alcune riflessioni che vorrei in maniera introduttiva sottoporre. L'incontro con l'altro, soprattutto quando l'altro è poco conosciuto, genera sentimenti ambigui e ambivalenti, a volte di curiosità, più spesso di paura e di diffidenza. Un esempio di una malcelata paura è l'idea propagata da fonti religiose autorevole in questi giorni che dovrebbero richiamarci alla fratellanza e all'amore, è l'idea, dicevo, dell'esistenza di un piano, ovviamente segreto, di islamizzazione della società italiana in particolare, forse perché è sede di apostolato, e di quella occidentale in genere attraverso le valanghe di immigrati islamici. E non nascondo che devo cercare di mettere da parte il triste ricordo che questa idea mi richiama, e cioè un analogo piano segreto, falso naturalmente, che voleva gli ebrei protesi al dominio mondiale attraverso le leve finanziarie. Un enorme falso storico, che però fu alla base della campagna di discriminazione degli ebrei e che portò lutti e sofferenze e atrocità in tutta Europa. Ma torno al tema della paura. Essa è il fondamento su cui si costruiscono gli stereotipi e i pregiudizi, che se avvallati e legittimati socialmente o anche autorevolmente, possono diventare un ostacolo insormontabile nelle relazioni tra culture, individui, gruppi e popoli diversi. Prendo a prestito le parole di Adriano Sofri a passi in questi giorni sul quotidiano nazionale, perché mettono bene in evidenza come spesso gli eventi che riguardano un cittadino straniero, ovviamente immigrato, extracomunitario, dunque un potenziale nemico, siano nella loro rappresentazione pubblica sempre più deformati dagli stereotipi e dai pregiudizi diffusi a tutti i livelli, individuale, sociale, istituzionale o pubblico. A proposito della strage di Erba, dove purtroppo sono state ammazzate tre donne, un bambino, ha ferito gravemente un uomo, dice Sofri, si è saputo che il marocchino era tunisino, che il convivente della giovane italiana di Erba era in realtà suo marito, che il furgone usato da Azuz Marzouk per la fuga e ritrovato poco distante non era stato usato da Marzouk, non è stato ritrovato, non era nemmeno un furgone. E l'assassino della moglie, del figlioletto, della suocera, della coppia di vicini non era l'uomo che ha perso la moglie, il figlioletto, i vicini. Che l'uomo con precedenti per rapina e spaccio non aveva precedenti per rapina, bensì solo per piccolo spaccio, eccetera, eccetera. Controordine dunque, 6-7 controordini, diramati in copia conforme agli inquirenti, ai cronisti, ai direttori dei telegiornali e giornali, alla cittadinanza di Erba e del resto d'Italia. In situazioni in cui è difficile spiegarsi l'accaduto, di solito le descrizioni dei vicini ricordano, se si tratta di italiani coinvolti, a raptus della follia, che ha trasformato una brava persona, una brava parte di casa, tutto a casa e lavoro, in un feroce assassino. In questo caso, invece, si conformano ai pregiudizi. Sapevamo che era un violento, ci aveva minacciato tutti, ma controlli anche in questo caso, e dice Sofri, non aveva minacciato nessuno, come ha avuto la forza di dire, ancora in sua difesa, quella mirevole signor Castagna, il suocero, il padre della vittima, prima di scoppiare in un pianto. Sapevamo che non era uno spinto di santo, ma non ha minacciato nessuno. In questo stesso periodo è
Bangladesh e poi per fortuna rintracciato. Una ragazza di 17 anni, di origine marocchina, sordomuta, ma in grado di leggere i movimenti delle labbra. È molto probabile che la sua fuga sia nata dall'incapacità di affrontare l'aggressività dei coetanei, che nel pulmino scolastico l'hanno più volte derisa, la spingevano, le hanno rivolto parole pesanti come una frase che lei riportava, puzzi come tutti i marocchini. Paura, aggressività, svalorizzazione che può portare alla disumanizzazione dell'altro, spesso vanno di pari passo. Siamo vicini a Natale, in molte situazioni dentro le scuole, che sono gli insegnanti possono confermare, scuole di vari ordini, si verificano discussioni o peggio conflitti sul modo di celebrare il Natale cristiano, senza offendere i non cristiani. Cito solo uno degli ultimi episodi di cui ho avuto conoscenza e che si è verificato in una scuola materna, la Casa del Bosco, bel nome, di Bolzano, questa scuola, dove gli insegnanti hanno deciso, visto la forte presenza multietnica tra i bambini, di non presentare nella recita natalizia canzoni in cui si parli di Gesù e non offendere i bambini musulmani. E questa è una scelta che appare un po' assurda, diciamoci la verità. Questa scelta è stata certamente fatta in buona fede con l'intenzione di costruire un buon percorso di integrazione tra diversità culturali, ma si basa anch'essa sull'occultamento del conflitto, sull'ignoranza della cultura altrui e su una concezione stereotipata della religione degli altri, che chissà perché dovrebbero offendersi se si celebra Gesù Cristo. Gli altri che non si soggetti dunque questi insegnanti che non si aprono alla ricerca e al confronto. Dunque, per convivere con gli altri occorre trovare nuove regole di convivenza, percorsi da individuare e sperimentare, con apertura e io sottolineo dico anche con competenza però. Proviamo a cercare delle indicazioni ricollocandoci anche a quello che abbiamo sentito questa mattina di molto importante che possiamo tentare di riprendere. Tar Benjaloux, un intellettuale di origine maghrebina ma che vive in Francia, rispondendo all'affermazione che cercano di rivalutare il colonialismo occidentale in Africa, rilevando che molti ambienti conservatori, italiani e francesi, tendono a dire che il colonialismo non è stato del tutto negativo, non negativo al 100%, ha risposto a queste affermazioni mettendo in correlazione i flussi migratori dall'Africa verso l'Occidente con il passato coloniale dell'Europa e ha dichiarato: mi sento di dissentire in pieno, dice Benjaloux, il colonialismo non ha portato niente di positivo, è stata una violenza, uno stupro di alcune civiltà da parte di altre che si sentivano superiori. L'immigrazione di oggi è una conseguenza della colonizzazione passata. I popoli che bussano alle porte d'Europa sono gli stessi che dall'Europa sono stati colonizzati e hanno visto portarsi via tutta una serie di opportunità e di diritti. L'Europa non ha avuto problemi ad assorbire le ondate migratorie partite dai suoi paesi più poveri, per esempio la Spagna, il Portogallo, l'Italia, verso quelli più ricchi. Servivano a far marciare l'economia. Anche ora gli immigrati servirebbero a questo. Ma il sottofondo del dibattito è sempre il conflitto tra l'Occidente e l'Islam. Gli europei del sud andavano bene, i marocchini no. Una cultura del dialogo, dico io, e della convivenza che vorremmo sollecitare, contribuire a potenziare e diffondere, deve essere in grado di individuare le strade per affrontare i conflitti, ricercando le soluzioni non devastanti, e impedendo loro di deflagrare in maniera violenta o di implodere in atteggiamenti di chiusura, di diffidenza, di indisponibilità agli altri. Questa cultura deve trovare il modo di far diventare i marocchini, quei marocchini di cui parlava Benjaloux, soggetti di diritti uguali agli europei del sud e anche a quelli del nord. Possibili suggestioni in questa direzione, cariche di significati positivi sul piano esistenziale ma anche su quello educativo, ci possono venire anche, come vi ha sentito anche questa mattina, dal dialogo a distanza che si è realizzato fra David Grossman, lo scrittore israeliano il cui figlio è morto poche ore prima che si realizzasse il cessato
il fuoco in Libano, Hashem Saleh, un intellettuale arabo, dice Hashem Saleh: le parole pronunciate dallo scrittore israeliano David Grossman di fronte a 100.000 persone nell'undicesimo anniversario dell'assassinio di Rabin ci hanno interessato e sorpreso. Apprezzo che esercita l'autocritica, giudica la propria storia e il proprio paese prima di criticare gli altri. Siamo stufi di quegli intellettuali idealisti che difendono nel giusto e nel torto il loro popolo e le loro comunità. Siamo stufi di quegli intellettuali organici, per dirle con le parole di Antonio Gramsci, cioè legati organicamente alle politiche dei loro paesi, anche se sono ottuse e ingiuste, e quelli legati ciecamente a propri nazionalismi e confessioni. Lo stesso vale per gli intellettuali arabi, dice Saleh, per i discorsi idealistici, demagogici e insensati con i quali ci assordano da più di 50 anni. Non si può vedere, diceva Grossman nel suo discorso, il popolo palestinese solo attraverso la canna del fucile. Occorre essere capace di scorgere anche l'umanità degli altri e dunque arrivare a vedere nei palestinesi anche un popolo oppresso, sotto occupazione, senza alcuna speranza. Gli intellettuali arabi, dice Saleh, hanno il dovere di prendere queste parole con grande serietà, di instaurare un dialogo con gli intellettuali illuminati, per ridimensionare la corrente dell'estremismo e dell'odio razziale in Israele, ma anche quella dell'estremismo razzista e confessionale nelle piazze arabe e islamiche. Con questo pensa a Mahmoud Darwish, che invitò a umanizzare il nemico. Mahmoud Darwish, che è appunto citato da Saleh, è un poeta palestinese molto noto, tradotto in 20 lingue. Recentemente, l'ho scoperto guardandolo in questi giorni, ha recitato le sue poesie a Beirut in uno stadio riempito da 25.000 persone. La stragrande maggioranza erano giovani che ascoltavano le sue poesie. Hashem Saleh si riferisce alla risposta che Darwish ha dato a un poeta ebreo che lui stesso ammira, Amitai, Jehuda Amitai. Dice Saleh, io umanizzo sempre gli altri, anche i soldati israeliani. E sono criticato per questo, ma continuerò ad umanizzare anche i nemici. Il mio primo insegnante fu ebreo, la mia prima storia d'amore fu una ragazza ebrea, il primo giudice che mi spedì in prigione era una donna ebrea, così fin dall'inizio io non vedo gli ebrei come diavoli, né come angeli, ma come persone. Persone, individui, soggetti, e anche quando vede David Grossman, nonostante gli orrori delle guerre e del terrorismo, e dice: sono lieto di leggere la reazione chiara e coraggiosa di Hashem Saleh. È interessante notare che gli israeliani palestinesi non si vedono realmente l'uno l'altro in tutta la loro complessità, in quella complessità insita nei due popoli. Ciascuno vede nell'altro un'entità chiusa, opaca, monolitica, unidimensionale e ovviamente molto negativa, per cui ogni volta che si levano voci diverse, gli uni e gli altri appaiono sorpresi. Disgraziatamente trovo nella natura di ogni conflitto molto prolungato e se non si trova soluzione si comincia a odiare il nemico con un odio razzista. Questo è vero non solo nel caso degli israeliani nei confronti degli arabi, ma anche degli arabi nei confronti di Israele. La cosa ridicola è che parliamo di razza, noi che apparteniamo allo stesso ceppo, quello semita. Perciò io appoggio, dice Grossman, la stesura di un accordo che disinnesti questi detonatori di razza e di religione, che trattandosi di due dimensioni totali, negano totalmente l'altro, particolarmente in periodi di conflitto. In assenza di una soluzione politica, la religione può diventare sempre più fondamentalista e fanatica e pretende una soluzione del tutto o niente. In un approccio di questo tipo vi è posto solo per una delle due parti, mentre l'altra deve a tutti i costi scomparire. Ecco, umanizzare l'altro, dice Darwish, disarmare le menti, diceva oggi Cacciari, riconoscere la parzialità dei nostri punti di vista, diceva Rudi Salim e anche Piano, Emanuele Piano. Umanizzare l'altro e trovare nei rispettivi gruppi e ambienti, siano italiani, siano immigrati, le voci della rag-
ragionevolezza, capaci di produrre dialogo, confronto, pratiche non violente. Io credo, anche in tema di immigrazione e di conflitti sociali e culturali che ne derivano, che noi non possiamo non considerarci parte in causa, oggetti e soggetti del conflitto stesso. Non possiamo ignorare che nel processo di globalizzazione che l'Occidente ha innestato, accanto al libero mercato, al modo di produrre capitalistico, a tecnologia, conoscenze scientifiche, noi stiamo esportando anche un modo di vita, lo stile di vita consumistico e dissipativo di risorse, sempre più tipico delle società post-industriali. Noi vediamo, perché ciò avviene davanti ai nostri occhi, come la presenza di migranti produca nel bene e nel male mutamenti nei comportamenti, anche nei nostri, ma non riusciamo a vedere, perché spesso ci è occultato, oppure non riusciamo ad alzare lo sguardo, perché non riusciamo a alzare lo sguardo, quanto noi stessi siamo a nostra volta produttori di cambiamenti radicali nelle case degli altri, nella vita di altri esseri umani. Si tratta di un punto decisivo per costruire una prospettiva non unilaterale. Questo può essere uno sguardo interculturale, la capacità di vedere insieme le due parti del mondo, di far emergere i legami che creano interdipendenza tra paesi, popoli e soggetti umani. Ed è questa è anche la sostanza di una prospettiva interculturale, la disposizione, disponibilità ad utilizzare una visione universale che ci fa vedere l'altro come un essere umano nella pienezza dei suoi diritti e allo stesso tempo però la capacità di relativizzare i bisogni, le richieste, gli atteggiamenti e i comportamenti nostri e altrui, in questo modo rendendo evidenti differenze e anche uguaglianze, si possono collocare insieme le due parti del mondo, noi e loro, italiani e stranieri, e far emergere i legami che creano interdipendenza, vincoli e differenza tra i soggetti umani, i gruppi etnici, le nazionalità e i diversi paesi. Vi ringrazio per l'ascolto.